penso niente, perché fondamentalmente Renzi ha sempre preso il 40%, mentre il 60% è molto frazionato. Quindi una vittoria nella sconfitta anche oggi? Io penso di sì, però è un'idea mia, perché a destra sono frazionatissimi, quindi il 40% l'ha sempre preso. Staremo a vedere. Secondo me è stato troppo politicizzato questo risultato, forse dovevamo aspettarci qualcos'altro, però insomma, se è così che ha deciso il popolo italiano, penso che vada comunque accettato. In un paese democratico tutte le decisioni vanno accettate. Mi dispiace che ha perso Renzi, basta, dico altro. Ha vinto il sì, lo so, abbiamo perso un'occasione secondo me. Se la gente avesse ragionato un po' di più su quello che era il quesito referendario, un miglioramento con tutti i problemi che ci potrebbero essere stati, per l'amor di Dio. Però insomma, come si dice, dalle nostre parti, da una parte bisogna farsi, sarebbe stato un segnale per cominciare a dare un cambiamento, invece tutto rimane com'è. Ma preoccupata, non lo so, quasi quasi, quasi quasi. Secondo me Renzi aveva a suo tempo sbagliato a promettere che si sarebbe dimesso in caso di vittoria del no, perché ci hanno marciato tantissimo tutti i suoi rivali e ora deve mantenere la parola, il che è uno scossone di cui forse non avevamo bisogno. Ecco, a livello nazionale vince il no, ma ad Arezzo resiste il sì. Sì, ho sentito che resiste il sì. Io il mio voto l'ho fatto, ho votato per lui. Forse ad Arezzo c'è stato un pochino più di riflessione sui contenuti della riforma, perché non tutti, ci mancherebbe, però buona parte di quelli che hanno risposto no si sono fatti trascinare da onde diverse rispetto ai contenuti intrinsechi della riforma proposta. Però ecco, è un periodo transitorio che non aiuterà l'economia sicuramente, credo per parte mia. E credo che speriamo duri il meno possibile, a questo punto elezioni politiche il prima possibile, per lo meno per darsi ecco, una stabilità a livello politico.